Buonasera, ben ritrovati dunque a pochi giorni dalla presentazione delle liste in molti comuni calabresi, sono tanti anche i paesi della provincia di Cosenza che torneranno al voto nella tornata elettorale di fine maggio. Andiamo anche a scoprire i personaggi e i protagonisti di questa campagna elettorale. In questo caso siamo in compagnia del primo candidato a sindaco, se vogliamo, della città di Santa Sofia, ovvero l'avvocato Daniele Atanasio Sisca. Buonasera. Buonasera Massimo e buonasera a tutti coloro che ci ascoltano. Il nostro Daniele Sisca, dunque primo candidato ufficiale nella città di Santa Sofia con la coalizione Rilanciamo Santa Sofia. Dunque una città, quella di origine albanese, che attraversa anche un periodo politico particolare, città che è stata commissariata qualche mese fa e che dunque vive anche, diciamo, una crisi politica. Ecco, quali sono proprio i propositi che ti hanno portato a fare questo grande passo? Perché sei stato politicamente, sia da una parte, sei stato assessore e hai poi ricoperto negli ultimi anni il ruolo di consigliere di opposizione. Ecco, a 29 anni essere capolista di una coalizione è sicuramente un passo decisivo anche per la tua formazione e per la tua vita, se vogliamo. Assolutamente sì, è stata una scelta meditata, anzi direi strameditata, effettivamente comunque trovarsi di fronte ad una scelta di questo tipo a 29 anni non è, come dire, una cosa che capita spesso, però in qualche modo diciamo che è stato un percorso, con il mio gruppo politico si è svolto un percorso che dura da 10 anni. Io sono stato, come dicevi tu, la prima volta candidato nel 2009, ho ricoperto quindi la carica di assessore comunale dal 2009 al 2014 e poi successivamente sono stato capogruppo di minoranza nella legislatura 2014-2019, che sarebbe quella in corso, anche se il Comune di Santa Sofia, come anche hai accennato, sta attraversando un periodo di crisi, crisi sicuramente istituzionale per un comune commissariato dal Ricordiamo luglio anche scorso. perché Santa Sofia è arrivata a questo punto politico, perché il commissariamento e perché insomma c'è, diciamo, quest'area anche di crisi e sfiducia un po' sulla politica locale. Allora, il commissariamento dal punto di vista prettamente tecnico è stato causato dalla dimissione di 6 consiglieri di maggioranza inizialmente, quindi normativamente parlando, nel momento in cui in consiglio si dimettono la maggioranza dei consiglieri, diciamo, viene meno l'assetto democratico del consiglio comunale e quindi si procede allo scioglimento. Infatti, dopo la dimissione dei 6 consiglieri di maggioranza, seguite dalle dimissioni dei 3 consiglieri di minoranza, sono venuti meno la metà dei consiglieri del Consiglio Comunale, quindi il prefetto, anzi il Presidente della Repubblica, ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale, quindi dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista più, diciamo, sociale, c'è da dire che la dimissione di 6 consiglieri di maggioranza sicuramente non è una cosa comunque che fa denotare in qualche modo una gestione amministrativa ottimale. Quindi si è arrivati a ciò proprio per una situazione di cattiva gestione che è dovuta ad un gruppo, secondo me, che è non omogeneo e non all'altezza, forse, nel complesso di amministrare il comune di Santa Sofia. Dunque sarà anche una campagna elettorale anche molto sentita, d'altronde in città le voci si rincorrono, però ecco, la lista Rilanciamo Santa Sofia è la prima che è uscita pubblicamente, è uscita anche sui social, quindi c'è già tutto un lavoro dietro. Sicuramente è una coalizione questa che oltre ad essere ben pensata, forse si basa anche un po' su
tanti punti che attraversano la città, quindi la composizione magari ha seguito dei criteri puramente anagrafici, oppure ha cercato di coprire quelle che sono le tante zone di questo paese, perché sembra un paese piccolo, ma in realtà è distribuito su più ambiti. Certo, allora diciamo che abbiamo cercato di rispettare un po' diversi criteri, con molta difficoltà, perché effettivamente i criteri sono tanti, il criterio anagrafico, come hai detto tu, il criterio del territorio. Santa Sofia è un territorio vastissimo, diciamo la maggior parte della popolazione, quasi la metà della popolazione, dislocata nelle frazioni, nelle campagne, quindi non abbiamo non potuto tener conto di questa situazione. Abbiamo cercato quindi di rispecchiare un po' tutte le fasce del territorio, abbiamo cercato di rispettare le diverse fasce d'età e soprattutto abbiamo anche messo in rilievo le competenze di ognuno. Il nostro gruppo infatti è nato con diciamo già con la prospettiva di amministrare, quindi ognuno già da adesso ricopre comunque, questo l'abbiamo notato nella stesura del programma elettorale, che ognuno aveva diciamo una peculiarità, una particolarità, e ognuno si è occupato di un settore particolare, quindi è nato già con questo intento, e non è stata cosa facile, perché nei piccoli contesti, ahimè, spesso e volentieri le candidature sono diciamo non spontanee, ma in qualche modo dovute e a volte anche costrette, purtroppo. Quindi se il programma elettorale è stato fatto a più mani, questo vuol dire anche che la coalizione lavora su più fronti, ha la collettività, intanto partendo da loro stessi, e che il principio della collettività vale intanto per questa lista, per poi chissà promulgarlo anche a tutta la cittadinanza. Assolutamente sì, infatti comunque il programma elettorale diciamo che è scaturito da un lavoro che è durato mesi, si può dire. Abbiamo cercato di entrare il più possibile nelle case, lo stiamo facendo già da tempo, di confrontarci con le realtà locali, con le attività soprattutto imprenditoriali, con le attività agricole. C'è nulla di quello che è stato scritto nel programma, che è ancora in corso di redazione, nulla è stato scritto a caso, cioè ogni cosa ha comunque un significato ben preciso, perché in ogni caso non possiamo negare il fatto che non possiamo sognare, cioè è inutile andare a scrivere cose che poi siano irrealizzabili, quindi abbiamo cercato di non essere troppo sfarzosi, troppo irreali, ma abbiamo concentrato la nostra attenzione su dei punti cardine che poi sono quelli che su cui ci concentreremo e che serviranno appunto a rilanciare Santa Sofia. Ecco, e poi d'altronde come candidato a sindaco giovane magari qualcuno potrebbe farti questa critica, è troppo giovane, troppo inesperto o quant'altro, però il candidato a sindaco giovane soprattutto deve, forse più degli altri, anche per un fatto meramente anagrafico, ecco, mostrare la passione, l'impegno, anche la lealtà, perché effettivamente si è ancora giovane e si può veramente programmare anche un ciclo, se vogliamo, perché a volte la programmazione giovanile, se fatta bene, può portare anche a dei risultati a medio e lungo termine interessanti, anche perché poi d'altronde il trend calabrese è quello comunque di giovani amministratori comunque che riescono a portare a termine i loro obiettivi, ne vediamo anche tanti nella nostra provincia di Cosenza, quindi c'è anche questo onere ed onore, ecco, sì, gioventù, l'età anagrafica, la critica magari dell'inesperienza, dall'altro canto invece un'eventuale inesperienza si può sopperire con la collaborazione di un gruppo e con anche la voglia di fare. Certo, l'età anagrafica è, come dire, è questa, quindi non possiamo negare la mia giovane, giovanissima età, però allo stesso tempo, come abbiamo già detto, esco da un percorso che dura 10 anni, un percorso realizzato con un gruppo politico comunque che mi ha dato tanto, che mi ha fatto crescere tantissimo. E c'è da dire anche, ecco, che il periodo storico appunto sta sfornando delle eccellenze e delle qualità soprattutto giovanili, infatti ho avuto modo di confrontarmi in questi anni di amministrazione, soprattutto negli ultimi anni, con sindaci giovanissimi, la maggior parte penso dei sindaci della provincia di Cosenza che ho conosciuto io, la maggior parte sono persone giovanissime, cioè quindi questo mi rincuora e poi il fatto anche di, come hai accennato tu, del avere comunque sempre un gruppo alle spalle, quello mi comunque rassicura, perché cioè, sicuramente non avrei fatto questa scelta senza avere le spalle coperte, questo non posso negarlo, quindi cioè, sicuramente c'è chi ne sa più di me, chi ha più esperienza di me e chi comunque mi saprà dare
dei consigli utili, utilissimi, e saprà anche guidarmi, perché penso io che non si finisce mai di imparare. 10 anni sono tanti, ma non tantissimi, anzi, oserei dire in politica pochi. Diciamo così, andiamo anche ad analizzare qualche tema sulla città di Santa Sofia, per esempio il tema agricolo, perché molte volte le città passano anche da una capacità di recezione sia di fondi in materia agricola sia anche nella proposizione dei prodotti, dei punti di forza sui vari mercati. Ecco, Santa Sofia da un punto di vista agricolo comunque vediamo che c'è anche l'impegno di tanti agricoltori, ci sono aziende, ci sono belle realtà solide. Queste aziende però devono essere sia rinforzate e sia comunque valorizzate in una certa maniera. La macchina politica può fare fino a un certo punto, però la macchina politica ha il compito di sostenere fino in fondo gli agricoltori o anche gli imprenditori. A volte basta anche una strada asfaltata. Certo, assolutamente. Il settore agricoltura è uno dei settori più importanti per, diciamo, su cui poi ci concentreremo, perché Santa Sofia si può dire che vive da sempre di agricoltura. Penso che in ogni famiglia c'è qualche discendente, ma anche diciamo, qualche familiare attuale che comunque vive di agricoltura. Io, ad esempio, i miei nonni erano contadini, vivevano di agricoltura e hanno comunque costruito una famiglia, hanno dato un futuro ai figli e ai nipoti grazie all'agricoltura. Quindi è come tantissime altre famiglie, penso una percentuale altissima a Santa Sofia. E proprio per questo, visto che io la considero una risorsa l'agricoltura, non è tanto l'agricoltura in sé, non è tanto il prodotto, l'orto che la singola famiglia si fa, ma è il di più che può dare a Santa Sofia l'agricoltura, perché se valorizzando l'agricoltura, valorizzando il settore agricolo, valorizzando le imprese agricole, soprattutto quelle più piccole, daremo un contributo all'economia in generale, all'economia sofiota in generale. Quindi questo sarà un settore su cui si concentrerà tantissimo la nostra attenzione, e dando anche un qualcosa, diciamo, di diverso rispetto a quello che si è sempre fatto, perché comunque adesso le aziende agricole si trovano anche, diciamo, in difficoltà per una serie di questioni burocratiche, economiche, e quindi è anche utile dare un supporto alle aziende per poter far, diciamo, per agevolarle nella loro attività. Viene in mente, ecco, anche perché l'abbiamo trattato qualche settimana fa nei nostri TG e ne abbiamo anche parlato in altre trasmissioni. La zona industriale, ecco, questa zona che è mista di responsabilità, Tarsia, Santa Sofia, Consorsi, eccetera, che però non riesce ad essere quel volano necessario per gli imprenditori, oltre che non è in condizioni meravigliose, quindi è impegno anche di una futura amministrazione sofiota, che sia la sua, ossia quella di un altro sindaco futuro di Santa Sofia, quello appunto di risolvere una volta per tutte sia le competenze sulla zona e sia risolvere quei problemi che attanagliano comunque persone, imprenditori, cittadini che frequentano quell'area e che effettivamente sono in grande difficoltà. Assolutamente sì, la zona industriale deve essere il volano per Santa Sofia, anche perché c'è da dire che Santa Sofia è uno dei pochi paesi, tra i piccoli paesi ad avere una zona industriale, ad avere la fortuna di avere una zona industriale, e questa deve essere sfruttata al meglio, deve essere sfruttata, diciamo, in tutti i modi possibili e immaginabili. Io ho notato in questi, soprattutto in questi ultimi anni, difficoltà da parte degli imprenditori a svolgere la propria attività nella zona industriale di Santa Sofia, per una serie di ragioni, per diversi servizi che mancano, per la strada che è, diciamo, difficilmente percorribili, e a questo punto, visto che dove ci vicenno ad una situazione contesa tra comuni di Santa Sofia, Tarsia, Consorzio di Bonifica e Provincia di Cosenza, cenno va fatto alla fatidica questione del ponte sul fiume Crati. Una questione che purtroppo ci portiamo avanti da tantissimo tempo e che anzi ora pare il commissario abbia un attimino provato a sbloccare e ha intrapreso anzi un percorso che avremmo l'onore, spero, di portarlo avanti noi, perché il problema di fondo lì è andare a capire l'ente competente, l'ente proprietario del ponte sul Crati, ente che ancora non è saltato fuori, cioè che il consorzio di bonifica pare, nonostante sia l'ente costruttore, comunque non ha competenza su strade, quindi sostiene la cessione alla provincia di Cosenza, cessione che comunque di cui non c'è traccia. I comuni di Santa Sofia e di Tarsia non hanno la forza, e Tarsia non ha neanche più di tanto l'interesse, visto che è una strada che serve solo il comune di Santa Sofia di Piro.
Quindi comunque la cosa che si dovrà andare a fare è individuare un ente competente che, diciamo, per una questione di logica e per una serie di situazioni dovrà essere la provincia di Cosenza. Almeno noi punteremo il nostro operato su questo, cioè, quindi continueremo sulla strada che ha intrapreso il commissario, quindi sull'individuazione dell'ente competente per la messa in sicurezza del ponte, e punteremo appunto sulla provincia di Cosenza, perché sarà l'ente più idoneo e più, diciamo, con i mezzi adeguati e con le risorse adeguate per mettere una volta per tutte in sicurezza una strada di quella portata e di quelle dimensioni. Sicuramente è una delle priorità di una futura amministrazione comunale quella di andare a dipanare anche quali siano i problemi e le responsabilità su questa zona. Cambiando anche argomento, perché Santa Sofia d'altronde le origini albanesi si sentono anche in paese, basta arrivare in piazza, vediamo i cartelli bilingue, è sicuramente un paese che fa della tradizione il suo punto, uno dei suoi punti focali. Ci sono anche dell'Unione dei Comuni, c'è tutto un interesse intorno a queste tematiche, ecco. E poi d'altronde forse quello che richiede un turista, un visitatore, è anche di scoprire delle nuove forme legate intorno ad esse. Quindi, diciamo, possiamo parlare di un Arbrescia 2.0, se vogliamo. Certo, sì. Prima abbiamo parlato di agricoltura e l'ho, diciamo, etichettata come una delle risorse da valorizzare, e adesso, parlando di, diciamo, delle tradizioni Arbrescia, delle origini Arbrescia di Santa Sofia, è un'altra risorsa da valorizzare, perché, ecco, appunto, le risorse ci sono e vanno valorizzate, vanno comunque messe in condizione di poter portare qualcosa in più a Santa Sofia. Le origini Arbrescia possono dar tanto alla comunità di Santa Sofia, quindi si potrebbe, ecco, dare anche, come hai detto tu, un taglio diverso, cioè focalizzare l'attenzione su alcuni eventi particolari che possano, anzi qualcuno già lo ha fatto, c'è un paese in particolare della provincia di Cosenza che ha da poco creato un gemellaggio con una città dell'Albania, quindi si è creato una sorta di scambio di cultura, anche a livello di studio, molti, diciamo, ci sono stati degli scambi di studenti, certo. Quindi comunque andare a valorizzare queste tradizioni Arbrescia in maniera diversa, ed è quello poi che attira il turista a Santa Sofia. A Santa Sofia abbiamo già diverse comunque strutture come il Museo del Costume Arbrescia, che attira tantissimi turisti, lascia a bocca aperta tantissimi turisti. Abbiamo degli eventi, uno in particolare si svolgerà a maggio, la Primavera Italo-Albanese, che attira diversi turisti, diversi gruppi folcloristici, Arbrescia e non, da gran parte. Ci sono anche le feste patronali, tra qualche giorno. Anche le feste patronali, sì, che sarà a breve. Ci sono comunque, a parte anche i gruppi musicali e folcloristici, quindi quello potrebbe essere può dare sicuramente questo settore un qualcosa in più a Santa Sofia, cioè, perché noi abbiamo bisogno di attrarre a noi il più possibile. Ecco, una questione particolare che magari può sfuggire e può diventare inosservata, ma a un occhio attento sicuramente la va ad osservare nella fattispecie, che Santa Sofia sta rischiando di non essere un paese per giovani. Già tutti i paesi, diciamo, con centri storici e con, diciamo, delle tradizioni rischiano questo scollamento in favore di comunità più valive o comunque più sviluppate. A Santa Sofia, per esempio, non si praticano sport, non c'è una squadra di calcio, ci sono poche associazioni, non per demeriti, ma perché in effetti in alcuni anni succedono proprio delle fasi storiche dove si porta alla cancellazione anche di cose importanti, sì, come possa essere una scuola di calcio o una manifestazione, una particolare associazione. Quindi forse è anche compito quello di ridare poi la fiducia e la spensieratezza ai cittadini di potersi riunire, praticare uno sport se c'è una struttura adatta, fare una manifestazione se c'è un'organizzazione funzionale. Ecco, forse anche da questi piccoli dettagli si va a tenere e a mantenere poi la fiducia delle persone proprio nei confronti di una città più che di un soggetto politico. Certo, assolutamente. Il settore infatti giovanile e sportivo soprattutto negli ultimi anni ha avuto un calo dovuto forse proprio ad una cattiva gestione delle strutture.
Santa Sofia ha strutture adeguate, attrezzate, come la palestra polifunzionale, il campo, lo stadio comunale, il campo di calcetto, il campo, il bocciodromo, la pista di pattinaggio, però proprio una scarsa diciamo, attenzione nella gestione di queste strutture ha portato ad una, anche di conseguenza, ad un disinteressamento da parte anche delle associazioni, perché poi il passaggio obbligato, il passaggio diciamo tramite le associazioni sportive è comunque obbligato, quindi se non si mettono le associazioni, le istituzioni comunque che operano nel settore nelle condizioni di poter operare e nelle condizioni diciamo di poter utilizzare queste strutture in maniera diciamo adeguata, è normale che manca poi l'organizzazione che, certo, che fa appunto quello che dovrebbe fare anche un'istituzione comunale, ma che non può perché non, no, diciamo in qualche modo non ha le risorse adeguate. Ecco, tema poi importante, d'altronde analizzato negli anni più recenti, è quello della REMS, che sì, fu un tema che fu anche dibattuto abbastanza in maniera politica, dunque una struttura che accoglie persone con difficoltà e che si trova praticamente sotto il centro storico di Santa Sofia, quindi non è nemmeno tanto difficile da raggiungere. Ecco, intanto la tua opinione in materia è come questa REMS potrebbe essere aiutata, se può portare anche un qualcosa alla città nei prossimi anni. Guardi, la REMS più che altro, a prescindere poi dall'opinione personale che si ha, è stata comunque una struttura che è nata per volere sicuramente non del Comune di Santa Sofia, quindi è nata per volere della Regione Calabria, del Ministero della Giustizia. È l'unica struttura in Calabria per l'esecuzione delle misure di sicurezza, quindi l'errore all'epoca, nella scorsa tornata elettorale, è stato quello di come dire, strumentalizzare questa struttura e far passare come dire, l'idea che c'era un qualcosa comunque che era nata dall'allora amministrazione comunale, cosa così che non è stata. Infatti anche successivamente il Comune non ha potuto fare più nulla, quindi c'è. È una struttura che comunque, a mio avviso, finora non ha creato nessun tipo di problema. Sicuramente sarebbe diciamo auspicabile una trasformazione della struttura in casa di cura, perché di quello ha bisogno Santa Sofia e i paesi limitrofi, anche perché nasce come REMS temporanea, questa è una cosa anche da sottolineare, in attesa del termine dei lavori alla struttura di Girifalco. Quindi sarebbe auspicabile una trasformazione in casa di cura, però fin quanto la Regione Calabria e il Ministero non decidono e non prendono loro la situazione in mano, la REMS sta lì e, per prescindere dall'opinione di ognuno, comunque a livello comunale non si può fare nulla, non si è potuto fare nulla all'epoca e non si può fare nulla adesso. Ebbene, comunque ricordare anche tutto ciò. Abbiamo anche qualche minuto poi fino alla conclusione e torniamo d'altronde sulla lista. Rilanciamo Santa Sofia. Il simbolo, lo abbiamo visto anche sui social, richiama il famigerato campanile, è rivisto in chiave moderna, sappiamo comunque che c'è un gruppo variegato di elementi che possono dare il loro contributo a questa coalizione. Ecco, siete la prima lista che d'altronde esce allo scoperto, poi magari non saranno completati o annunciati nei prossimi giorni, mancano sabato, si presenteranno le liste. Ecco, c'è anche molta incertezza da questo punto di vista, chi sarà a questo punto lo sfidante di Daniele Sisca, perché se Sisca è venuto oggi o a presentare, o gli sfidanti, giusto, Sisca è qua, le sfidanti, varie diciamo, chi saranno che sfideranno appunto Daniele Sisca, ecco. Cosa ti senti di dire in questo particolare momento? Perché anche essere il primo può portare un aumento di pressione non indifferente, perché secondo me da domani in poi, dopo aver visto anche questa trasmissione, in piazza ti fermerà chiunque. Quindi cosa ti senti di dire? Qual è insomma il tuo proposito in questi giorni e soprattutto che tipo di campagna elettorale ti aspetti?
Allora, ancora è difficile capire effettivamente come si prospetterà questa campagna elettorale proprio per via di una certezza nell'identità degli avversari. Questo penso che anche un po' tutti non riescono con facilità ad individuare quali sono i probabili avversari. Noi ci siamo, come dicevi tu, siamo usciti allo scoperto già da un po', ma non perché volevamo essere i primi o per quale motivo, soltanto perché si è seguito un percorso, diciamo, più lungo, perché già mesi fa abbiamo iniziato a lavorare con i primi candidati, diciamo, il raffronto con i cittadini, quindi è stata una cosa fisiologica, naturale. Poi la cosa che mi dà soddisfazione è che il nostro gruppo è nato quasi spontaneamente. Come dicevo prima, nei piccoli contesti spesso e volentieri le candidature vanno convinte, vanno quasi, diciamo, prese con la forza. Noi no, noi abbiamo avuto, diciamo, adesioni da parte dei candidati, abbiamo avuto l'avvicinamento da parte di un sacco di gente con un sacco di idee, anche persone che non sono candidate che ci stanno dando una grandissima mano. Quindi questo è quello che adesso mi dà soddisfazione e mi rincuora, perché vuol dire comunque che uscire prima ed essere organizzati prima sicuramente non vuol dire vincere le elezioni. Però vuol dire che c'è una certa organizzazione, che c'è un qualcosa di solido e sicuramente questo ci fa partire con il piede giusto. Poi c'è sempre una campagna elettorale da svolgere, da fare e la fiducia comunque dei cittadini va acquistata nella campagna elettorale che da qui a breve inizierà. Ricordiamo, sono 10 candidati al ruolo di consigliere comunale che appoggeranno un sindaco nelle liste come quelle di Santa Sofia, mentre insomma, la campagna elettorale sarà molto vibrante, nonostante ci siano comunque 1.800 votanti circa, poi giù di lì, numeri in più, numeri in meno, questo lo vedremo poi praticamente al rush finale. Dunque, la trasmissione si conclude qui, quindi Daniele Sisca, lo ribadiamo, il primo candidato a sindaco per la città di Santa Sofia con il gruppo Rilanciamo Santa Sofia. Se ce ne sarà l'occasione, magari nei periodi poi successivi, chissà, faremo un confronto anche qui televisivo con tutti i candidati a sindaco, Sì, siano maschi, femmine, sarebbe perché ancora non si sanno, interessante, possono essere anche due, tre, perché quattro, non sì, si sa. io credo che attualmente il cittadino, sto notando, ecco, che vuole conoscere, vuole valutare, Ha vuole fame di parlare, ha sapere, fame come di si sapere, dice. ecco. Spesso mi sento dire vogliamo sentire un po' tutti ed è una cosa bellissima questa, È perché giù, comunque, ecco, è non bisogna segnale arrivare anche l'ultimo giorno della campagna elettorale con il facsimile, dai una preferenza a Tizio, metti la croce su questo simbolo. È segnale anche di Quindi, chiarezza, è poi segnale di questo. chiarezza è che la gente effettivamente adesso è consapevole, vuole essere consapevole appunto del suo voto. Ecco. Anche perché poi l'agenda a memoria lunga, ricordiamole, quindi Assolutamente sì. ognuno poi verifica anche con i mezzi attuali che abbiamo se le promesse sono state mantenute o meno. Dunque, grazie a Daniele Sisca per essere stato qui con noi. Dunque, ci Grazie a rivediamo te prossimamente. Massimo. E l'appuntamento comunque per i prossimi giorni, chissà, sveleremo qualche altro candidato a sindaco delle nostre province, dei nostri paesi. Buona serata.